and gentlemen. Und dazu, Monsieur. Sehr geehrte Damen und Herren. Señoras y señores. Signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti, carissimi amici web radio ascoltatori e web TV spettatori di Radio Science. Siete pronti? Bene! E allora, mettetevi lì, pur comodi, perché sta per iniziare una nuova puntata de I Due Compari più Uno, la storica trasmissione in diretta web dei lunedì sera di radioscience.it, giunta alla sua settima edizione! Come sempre, dalle ore 22 circa, dalle 10 di sera dunque, orario italiano naturalmente, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz in persona ed il nostro testa di caso, Ugo, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia per una buona oretta all'incirca, quindi fino alle ore 23, anche con i loro ospiti, che magari di volta in volta saranno presenti qui in diretta in trasmissione con noi. Vi ricordiamo inoltre che tutti i nostri programmi di Radio Science sono sempre a vostra disposizione e li potrete come al solito riascoltare e rivedere in podcast sul canale YouTube di Radio Science, nelle nostre varie pagine qui nel web, in particolare nel sito di Radio Science e sulla pagina Facebook e quant'altro. E nella fattispecie poi I Due Compari più Uno vanno anche in replica qui su Radio Science tutti i giovedì pomeriggio. Ah, e per quanto riguarda i nostri contatti invece, con la possibilità magari di scriverci, nonché di intervenire pure qui in diretta con i nostri ospiti presenti insieme a noi, o addirittura, perché no, per venire pure voi stessi come ospiti in una nostra puntata, li trovate, indovinate un po' dove? Ma sì, su www.radioscience.it! E allora, carissimi amici web, finalmente si parte, che la diretta del lunedì sera di radioscience.it ora abbia inizio con I Due Compari più Uno. Via! Buonasera a tutti, carissimi amici, camissimi arici, avrei detto in questo inizio di puntata, giusto per cominciare con il primo inciampo. Sono le 22:04 minuti primi, un ben ritrovati a tutti i nostri cari amici di Radio Science, qui sulle nostre web radiofrequenze in tutto il mondo, che ci stanno ascoltando ore 10 di sera italiane. Un caro saluto a chi sempre ci segue come ogni lunedì e un benvenuto per i nuovi ritrovati. Allora, come è passata quest'ultima settimana? Non vi sarete mica persi la puntata scorsa dei sette anni di quello che sarà, insomma, di questa trasmissione, partita appunto il 31 gennaio 2011, abbiamo festeggiato con tutti gli amici di Radio Science. E questa sera nuova ospite, che abbiamo preannunciato anche l'altra volta, e la predico un po', e poi naturalmente passiamo alla parola come al solito, sarà Ottavia Bruno, ma l'ho detto in sordina, voi non l'avete sentito, poi parleremo con lei. Allora, la nostra inviata Priscilla, ciao Priscilla, come stai? Buonasera a te, che è sul posto, sul luogo. Sono qui in diretta dal luogo del delitto. No, mi dispiace per come arriva l'audio ai nostri cari amici tele, radio, web, ascoltatori, ma purtroppo i nostri potenti mezzi di Radio Science non mi hanno ancora dato un microfono nuovo, quindi accontentatevi di ascoltarmi così. Caro Gian, tutto bene, finito l'anniversario dei 7 anni, speriamo, esatto, di andare sempre avanti e sempre meglio, no?
Certo, anzi, vedi, dopo i 7 anni d'anniversario, è cominciato a piovere in questi giorni. Il diluvio praticamente è piovuto perché dopo un mese e mezzo che non pioveva, quindi l'Italia è un po' sott'acqua nel senso buono, ci voleva anche per annacquarci i piedi. Sento qualcuno dalla regia lì che scalpita, sai, Priscilla, è dietro la coltre di fumo e il vetro oscurato, non dalle pellicole quelle che servono per gli raggi UV, ma è lì che scalpita il nostro grande mitico. Grazie a lui esiste questo network, Saiuz. Ciao, Saiuzzolo. Almeno Buonasera a tutti quanti, ero qui preso alla regia, insomma con l'aiuto del regista perché qualche sì, problemuccio tecnico, sai, c'è sempre quando parti. Un caro saluto a tutti quanti e come mi piace dire al condominio di Radio Saiuzzolo, o no? di cui io faccio modestamente l'usciere, Oh, tu sei il portinaio, sono il il portinaio, dai, portinaio, esatto, lavavetri, poi arriverà il presidente che salutiamo. e il No, presidente saluto in il caro questo momento Luca. non c'è, già. Non c'è, il Bene. presidente è andato a casa, quella limousine. Non È un voglio, Gianluca, non voglio rubare molto tempo No, perché andiamo via vedo che spediti. il tempo, insomma, è tiranno questa sera, 22:07 in questo momento. Ricordo a tutti gli amici che abbiamo una bellissima chat sul sito radiosites.it e su tutti i siti collegati con il network. Quindi Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena. Modena, Noi Radio sempre da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Queste sono tutte le web radio collegate con noi. Potete ascoltarci anche sul sito, sul canale YouTube di Radio Saiuz, sulla pagina Facebook, come mi piace dire, caro Gianluca, e sul nostro sito radiosaiuz.it. Con questo è tutto, Gian, ti rigiro la palla. Vai. È la linea dallo stadio, torna allo studio. Sembrerebbe tipo la diretta. Un saluto al caro Ugo che coordina e coadiuva Saiuz alla regia, al nostro testa di caso. E naturalmente ora passiamo quasi subito la parola alla nostra ospite, che la lascio a te, Priscilla. Dopo aver ringraziato, naturalmente Saiuz fa la solita lista della spesa, ma ricordiamo appunto che sono tutti i network che collaborano con noi o comunque si appoggiano a Radio Saiuz. Noi ringraziamo anche per demandare, come piace dire, il nostro segnale, e ricordiamo che anche questa puntata sarà in onda il giovedì pomeriggio e poi è disponibile subito dopo l'andata in onda in diretta qui la nostra pagina Facebook, quindi la potete riascoltare in podcast. Mi raccomando, pronti a scatenarvi in chat con le domande per la nostra, come possiamo definire Priscilla? Una cantautrice? Come, te la metto lì in Sì, maniera un po' così. Vero? E allora vai, cantautrice, ma con Frisci! delle sorprese, però, Sì. cantautrice con delle sorprese, perché è Allora. un artista tondo e lo scopriremo nel corso di questa puntata. Quindi faccio un caro saluto a Ottavia. Ciao Ottavia! Ciao, buonasera a tutti, è un piacerone proprio conoscervi come Radio Saiuz, sono felicissima di essere con voi. Buonasera. Ciao Ottavia, Grazie, buonasera, noi siamo grazie. molto, molto contenti. Grazie. Allora, Ottavia, diciamo che il nome d'arte è Ottavia Brown, ma suppongo che sia il tuo nome, giusto? Esatto, sì, Ottavia Brown, vabbè, Ottavia è il mio vero nome. Questo invece Brown è stato preso e inventato all'inizio, come spesso accade, anche un po' per gioco, no? Perché io nella mia, diciamo, esperienza musicale, carriera musicale, ho iniziato facendo una ricerca sugli anni 50, quindi dal blues allo swing di metà del Novecento, e mi appassionavano queste storie dei tantissimi italiani e non, no, ovviamente, che giravano il mondo per la musica, e molte volte il loro cognome o era stato rieditato all'estero o veniva cambiato, no? E allora, per ridere, per scherzo, anche con i miei musicisti, era nata questa cosa: ma sì, dai, al posto di Bruno, ma metti Brown, no? Ma una cosa davvero che è nata per l'interpretazione teatrale di quello show che abbiamo portato tanto in giro. E alla fine, come si suol dire, uno poi si affeziona e se lo sente davvero, no?
Esatto, infatti. Poi effettivamente suona molto bene come nome, un nome molto musicale. Poi a me piace molto il cognome internazionale, quindi funziona benissimo. Allora, dici un po', insomma, chi sei, da dove vieni, insomma, parlaci un po' di te. Allora, mi presento. Dunque, io vengo da Brescia. Brescia è la mia base, appunto, creativa, nonostante non sono appunto bresciana al 100%, origini siciliane, infatti questo cognome Bruno non è propriamente, diciamo, lombardo, ecco. Quindi Brescia è una ottima base musicale, abbiamo una scena davvero ricca. Come tante città in Italia adesso stanno facendo, e quindi diciamo che la mia base operativa è Brescia, dove opero a livello proprio sia musicale che artistico. Ottavia Brown non è solo un progetto musicale, ma è anche un progetto visivo, nel senso io sono un'illustratrice editoriale e anche una cantante. Questa cosa si è sviluppata in maniera proprio parallela, perché di solito, ecco, con l'adolescenza uno inizia a scoprire, no, le proprie passioni che poi ti accompagnano per sempre, e io avevo sempre questo dualismo, queste due passioni proprio incredibili, sia il disegno, il fumetto, l'illustrazione, le graphic novel, il fumetto underground, insomma tutto questo mondo bellissimo di storie, ecco. E poi la passione musicale, che poi all'inizio magari nasce per la passione di cantare in maniera ingenua, o anche del disegnare, perché sono strumenti, sono codici alla fine, no? Che si utilizzano per comunicare, e poi nel tempo diventa sempre più urgente riuscire a dire qualcosa di proprio attraverso questi strumenti. Quindi sì, sono una cantautrice e illustratrice, fa anche rima. Allora, io non so, sono le 22:12, non so se Gianluca mi dici se vuoi che mandiamo il brano, cosa ne pensi? Certamente, cara Priscilla, io direi subito di andare ad ascoltarci un brano, così contestualizziamo e capiamo anche di cosa stiamo parlando, anche perché voglio sentire qualcosa di Ottavia, esatto. Visto che anche lei ha le mie origini lontane che richiamano vedi. La Genagria. La Genagria, esatto. Ok, allora Ottavia, quale canzone vuoi ascoltare? Così io, appunto, per continuare il discorso che stavamo facendo dallo swing che mi porto dietro, la ricerca sugli anni 50, che è stata per me proprio motivo di grande crescita, ascolterei Abbassa la tua radio, che è dedicata a un grandissimo personaggio dello swing italiano degli anni 50, che fu Alberto Rabagliati. Alberto Rabagliati è stato davvero un personaggio incredibile, e dico proprio due righe per introdurvi al brano. Io ho avuto una carissima nonna che ascoltava Rabagliati, e quando ero bambina così sentivo queste canzoni, eccetera. Poi nel corso degli anni, che uno magari ascolta rock 70, insomma varie cose, magari si attacca sui poster in camera, no? E lei veniva lì, guardava questi soggetti, diceva: ma queste persone, ma tu non sai com'era bello e bravo Alberto Rabagliati. E quindi ho sempre avuto questo nome. Alla fine la curiosità poi mi ha spinto a scoprire la vita di questo personaggio, come tantissime di quel periodo, che è un personaggio che semplicemente è nato a Milano ai primi del Novecento, è stato reclutato perché ha partecipato a una selezione per rimpiazzare l'appena defunto Rodolfo Valentino, che era appena morto. La Century Fox dall'America aveva indotto le selezioni con delle file lunghissime di poveracci tra Roma e Milano, e fu scelto Alberto Rabagliati per fare la controfigura di Rodolfo Valentino. È andato in America, ha fatto la sua diciamo entrata nei film, non è andata a buon fine perché ci sono state delle disavventure, quindi poi lui ha viaggiato per l'America, ha assorbito lo swing e poi è tornato in Italia dopo il fascismo, perché come potete ricordare appunto la musica swing non era molto, anzi per niente, ammessa durante i regimi. Infatti si dice che
Laletta Petacci, l'amante di Mussolini, ascoltava i dischi di Alberto Rabagliati che se li faceva portare e invece glieli buttavano nel fuoco proprio. Quindi ecco, c'è tutta questa storia incredibile che non voglio farla lunga, però ecco, è giusto per dare un'anteprima di questo personaggio che mi ha molto ispirato, Alberto Rabagliati. Davvero interessante, devo dire, Sì, guarda, abbassa la tua radio, è il titolo di è una citazione del suo ritornello di Silenzioso Slow che io ho citato solo in quel momento per aggrapparmi alla storia ancora meglio, ecco. Molto bene. Allora di Ottavia Bruno, o meglio Ottavia Brown, abbassa la tua radio, giusto? Bellissima. Su www.radioscience.it. Vai Science! I tuoi occhi sorridi mentre ammazzano le rose, tu che sogni silenzioso mentre si prega e qualcuno grida, credi come molti nella luna poterti trasformare in una stella, in un cielo puntellato di pezzenti, ti ridi. Ricordi più. Abbassa la tua radio per favore, se vuoi sentire i battiti del cuore. Cantavi e i tuoi occhi contro il cielo leggevano i sogni e non si avverano. Cercasi Rodolfo Valentino, volava lo striscione nella pioggia. Spavento. Abbassa la tua radio per favore, se vuoi sentire i battiti del cuore. Cantavi e i tuoi occhi contro il cielo leggevano i sogni e non si avverano. Abbassa la tua radio per favore, se vuoi sentire i battiti del cuore. Occhi contro il cielo leggevano i sogni e non si avverano. Buonasera, bentornati su www.radioscience.it. Sono le 22:20, come sempre in direttissima. Ci potete sentire sia in streaming su www.radioscience.it oppure come sempre in diretta a Facebook. Ricordiamo appunto oggi è lunedì 6 febbraio e come sempre siamo in onda, sempre puntuali con i due compari. Questa sera abbiamo ospite Ottavio Brown e avete appena ascoltato Abbassa la tua radio. Mi raccomando, non abbassate Radio Saius, questo dovrebbe essere ovvio.
Allora, come avete potuto ascoltare, questi brani, almeno questo brano, ha un'influenza profondamente ispirata agli anni 50, così come tutto l'album che si chiama, si intitola, se non sbaglio, Ottavia, si intitola In Fondo, che è uscito il 23 settembre. Sì, esatto, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ovviamente, vabbè, Spotify per ascoltarlo, per acquistarlo, iTunes, Apple Music, e insomma ho fatto insomma, la parte digitale disponibile, ecco, perché il download è molto, molto richiesto, anche se ovviamente il CD cartaceo ha diciamo, la progettazione grafica alla quale io mi sono dedicata con molta, molto affetto, ecco, con molta dedizione, anche perché è anche un po' il mio lavoro, ecco, oltre ai testi e la parte compositiva. Vuoi parlarci della, insomma, di cosa parla la tua copertina, quindi visto che l'hai anche disegnata, che ha a che fare con l'album, che ha un significato particolare? Assolutamente. Allora, l'album è una sorta di piccolo libro illustrato. È stato creato proprio come uno storyboard, nel senso che io adesso, anche che sto iniziando a scrivere il secondo, in poche parole io immagino un'enorme storia che viene suddivisa dagli 8 ai 10 pezzi, e ogni canzone nasce prima da uno storyboard, da un disegno che viene sviluppato, no? E dopo, mentre io disegno, insomma, poi mi vengono le parole e la storia proprio di quello che sto disegnando. Quindi diciamo che è un percorso creativo un po' inverso rispetto a un musicista, diciamo, normale. Ecco, io prima faccio i disegni e questo mi serve poi a suggestionare i testi, quindi immagine e testo sono profondamente legati. Il disco si chiama In Fondo e la copertina, sì, è una copertina che non ha né un retro né un fronte, perché c'è una donna che sembra quasi un personaggio uscito da una fiaba, come questo disco è. E nel retro è sempre lei, però indossa la maschera della muerte messicana, che a me è sempre affascinato, anche perché noi la troviamo sì in Messico, ma è in tutto il sud del mondo l'utilizzo del teschio della morte, diciamo, nella stragrande maggior parte dei posti del sud del mondo non si fugge, ma anzi la morte viene corteggiata, viene in qualche modo utilizzata in maniera scaramantica, no? E quindi questo album all'interno è tutto illustrato, si apre, si srotola un piccolo mondo dove ci sono dei luoghi e dove si svolge una storia. Questa donna che vedete in copertina e in retro deve affrontare delle difficoltà che metaforicamente non sono altro che poi la vita di tutti i giorni, no? Che si svolge nelle gioie e nei dolori, però sotto forma di meccanismo fiabesco. Cioè, voi sapete che la fiaba ha un eroe, un antieroe, un dono, un pegno, no? E quindi si sviluppa nel disco, ogni canzone, un passettino che questa figura fa in quelle che sono poi le paure e le bellezze. Ecco, io l'ho intitolato In Fondo proprio perché si va nel profondo di quelle che sono le emozioni, sia negative che positive, della vita, ecco. E la fiaba mi ha ispirato, io ovviamente da illustratrice, mi ha dato il via per creare questa sorta di gioco di carta, ecco, dove questo personaggio va e fa degli incontri interessanti, quindi si mette la maschera quando vuole affrontare, no, delle paure, e una sorta un po' di rito sciamanico, no? Esorcizza, ecco, un album che esorcizza sicuramente. A me quello che ha affascinato del tuo album è questo, appunto, passare quasi da atmosfere fiabesche a atmosfere un po' più dark, perché ho notato che c'erano delle canzoni che tendevano a questo lato, diciamo, oscuro, no? Certo, assolutamente, è vero. E a me... Dimmi. È vero, nel senso, stavo proprio per aggiungere che questo noir, perché che si sente, è una cosa che io ho sempre ricercato, perché ciò che è noir, no, è quello che nasconde magari sotto quello che può essere una melodia magari sinuosa, armoniosa, può nascondere delle ombre, no?
che fanno parte di tutta una tipologia di arte, no? Quindi lo swing, il jazz, no? Il locale fumoso, più che le paure, le atmosfere fiabesche. Quindi è, diciamo, secondo me, un colore di un sentimento, no? Cercare il noir, no? Cioè la parte meno ovvia, un po' più oscura, no? Il lato oscuro, di determinate situazioni, ecco. Quindi sì, ho voluto proprio cercarla, quel sentimento lì che sento proprio mi appartiene in particolar modo proprio. Gianni, tu hai qualcosa da chiedere a riguardo di queste cose che sono appena state dette? Che altro io sono ancora ammaliato, senti che termine utilizzo, mi è piaciuto anche a me, da questa, l'ho detto bene, dal primo brano che mi sono ascoltato, perché devo dire, è come se fossi stato catapultato in un'altra epoca, no? E con queste sonorità, con il ritornello che mi richiama appunto gli anni che ci descrivevi, Ottavia. E Esatto. quindi sì, è bellissimo perché ci sono tutto il sound e l'atmosfera, secondo me, di quell'epoca. Me l'hai trasportata proprio, diciamo. No, Sì, è suonato bene. Belle le cose, le vocalità, mi è proprio piaciuto il primo brano. Sono ancora lì che mi rimbomba nella mia testa vuota, che l'abbiamo riempita a suon di swing jazz e un po' di melodie dell'epoca. E quindi così, no, davvero, davvero interessante. Anche mi piace lo spessore e la cultura che c'è dietro. Io starei ore ad ascoltarti, quindi vero, guarda, sì, è grazie. Io interessante. credo, ecco, che questo personaggio, che poi è, che questa donna che mi ha rappresentata, che poi ovviamente è anche molto autobiografico, chiaramente, questa donna che io proprio le ho dedicato una canzone, lei, questa figura che vedete, che ha questo doppio, no? Ha un Dark Side of the Moon, anche lei come tutti noi, no? È proprio la donna d'altri tempi, cioè che è proprio la traccia che c'è nell'album, e è una donna, è una sorta proprio di protagonista di questa fiaba, quindi si muove e conosce, vive, no? Poi c'è, ovviamente io ho messo anche gli elementi della fiaba stessa, quindi c'è sempre un riferimento a un bosco, no? A elementi magici che si spostano, però ecco. Tutto legato proprio a quello che poi comunque è la vita che viviamo, in quelli che sono i rimpianti, i sogni, i desideri, no? È un disco che, essendo il primo disco nonché autoprodotto, raccoglie molto quella che è la mia prima esperienza visiva e canora, no? Che è quella Certo. che il primo proprio prodotto che ho buttato fuori è quello che affonda proprio nelle radici un po' del mio gusto che ho lavorato per anni, ecco, quindi è molto legato a certi suoni. Insomma. E quindi così, io direi allora alle 22:28 minuti primi di andarci ad ascoltare un altro brano, anche perché veramente è affascinante sentire questo modo che veramente mi catapulta in un'altra epoca. E anche complimenti, Ottavia, per come è suonato, per le sonorità, Grazie, proprio bello. Mi siamo piace. un lavoro molto, molto bello, molto completo, attraverso Accurato, direi. un Sì. produttore artistico davvero, davvero eccezionale che è Marco Franzoni, ha uno studio di registrazione appunto da noi a Brescia, e ha capito la tessitura di questo suono che doveva avere un po' sognante, quasi da anche Sì, soundtrack, ecco, quindi infatti esatto. mantiene questa cosa. E magari non so se vuoi anche salutare e ringraziare qualcuno di coloro che collaborano Assolutamente, con te, li possiamo anche citare, nominare, a cui sì, farà piacere, o i esatto, musicisti. assolutamente. Questo album è stato creato attraverso due persone fondamentali che sono il pianista e il chitarrista, che diciamo sono stati gli autori delle melodie. E i creatori di questo mondo, ovviamente, poi tramite lo studio di registrazione, eccetera. Però ecco, senza queste due persone, Andrea De Rosa e Andrea Braga, che si chiamano tutti e due Andrea, tra l'altro, questo mondo non avrebbe potuto esistere, perché loro hanno ovviamente, abbiamo fatto un lavoro di squadra, però
avere degli autori, dei collaboratori così eccezionali, ecco, non è cosa da poco. E poi ci sono stati tanti, tanti ospiti anche, ma comunque magari ne parliamo anche dopo. Io direi certamente che sarà una d'altri tempi. Se ti è piaciuta l'atmosfera swing, allora continuiamo sì. con quella. E chi se vuoi, se no, certo. Se tu volevi attenzione Ottavia, se tu volevi mettere anche altro possiamo, dopo no, ci torniamo, l'atmosfera no, swing assolutamente, visto che abbiamo parlato della copertina di questa donna, questo è il suo momento, dai, quindi direi sì, ok. E allora il brano per Saius, così intanto lui in due secondi lo carica, come si intitola? Donna d'altri tempi. Ok, e se ci vuoi anche dire, Saius sicuramente l'ha già caricato, sì, perché sì, è un grande. Tutto pronto, tutto ma se, pronto. Lo sapevo, non avevo dubbi, grande Rosà. Se vuoi anche dirci due parole anche su questo brano, perché io veramente in maniera molto affascinantata, non so come dirtelo, ti ascolto volentieri che ce lo introduci, che è bello. Esatto, allora questo brano fa parte sempre, diciamo, della parte swing del disco, perché questo disco poi non è solo swing, infatti dopo ne parliamo, ecco, è stato contaminato anche con dell'altro, e questa canzone è dedicata semplicemente proprio a una, come magari può capitare, può essere capitato anche a voi, di guardare una foto magari di una donna di famiglia in bianco e nero, no, di quegli anni lì, e uno si domanda che vita ha fatto, ma da dove viene, no? Quindi questa è una donna d'altri tempi, cioè una donna di un'epoca che cerca di liberarsi da questa fotografia, è come se fosse imprigionata in questo passato, e qualcosa di questo passato brucia ancora, non si sa qualcosa si nasconde in questa vita. Io spesso, quando mi capita di guardare le foto in bianco e nero di donne e uomini, così mi domando sempre in quel momento lì dove erano, cosa facevano, cosa hanno fatto, no? Una cosa mi affascina molto, quindi donna d'altri tempi. E allora donna d'altri tempi di Ottavia Brown qui su www.radiosaiuz.it. Mama.
E buonasera, bentornati qui su www.radiosaius.it. Ci state ascoltando in streaming, ma potete anche ascoltarci in diretta su Facebook. Sono le 22:36, questa serata sta volando, letteralmente volando, questa chiacchierata amichevole con Ottavia Brown. E intanto volevo cogliere l'occasione per salutare Federico in chat che ci sta salutando, ha augurato la buona serata a tutti, quindi buona serata anche a te, e pone una domanda a Ottavia. Federico ti chiede, da chi hai preso maggiormente ispirazione? Chi è che ti è influenzata? Questa è una domanda molto, molto bella, molto profonda, anche perché ognuno di noi ovviamente ha i suoi fetici, i suoi intoccabili che l'hanno in qualche modo influenzato. Ecco, io credo di avere essenzialmente, sono una persona che ascolta tantissima musica, anche molto diversa, però ci sono appunto quegli autori, che quelle autrici che ti entrano proprio nel cuore. Io ho avuto un enorme, e ho tuttora un amore incredibile per Gabriella Ferri, che è stata una è riduttivo anche chiamarla cantante, perché secondo me è un'attrice straordinaria, che aveva proprio questo sentimento molto tragicomico e noir nella voce, una voce secondo me molto bella, anche se logorata anche da tutto quello che era l'espressività e la sofferenza. Però è stata una donna che mi ha molto, molto affascinato, e come lei comunque tante, però le italiane, quella che io amo in particolar modo, dopo tantissime e meravigliose artiste che noi comunque ricordiamo, perché abbiamo avuto Dalida, no? Queste voci estremamente eleganti e con molto fascino. E poi c'è una straniera che mi ha molto influenzato invece, che è Peggy Lee. Io ho amato da morire Peggy Lee. È una interprete, è stata un'interprete americana che ha cantato tantissimo. Beh, una delle versioni più famose di Fever, di Why Don't You Do Right, no? Che sono tutti quei brani un po' jazz. Per dire, Why Don't You Do Right è nel film famosissimo che ha incastrato Roger Rabbit qua, no? Quando Jessica Rabbit canta, ecco, quello è un pezzo di Peggy Lee. E queste voci molto, con molta tessitura comunque, no? Che sanno passare dai bassi molto caldi a degli alti che comunque brillano, ecco. E potrei parlare per ore, ma mi fermo, dai, che se no diventa. Comunque, essenzialmente cito queste due perché sono quelle che mi hanno davvero in qualche modo colpito in maniera proprio totale. Poi ci sono ovviamente le grandi che tutte conosciamo, no? Però queste due particolarmente mi hanno proprio spinto a informarmi su di loro, a ascoltare tutto, a vedere. E in qualche modo sentivo che c'era qualcosa di che mi attraeva in maniera proprio assurda. Quindi, ecco, spero di aver risposto. Sì. Spero che appunto Federico avrai ricevuto, diciamo, una risposta esaustiva. Volevo, visto che mi hai citato appunto diciamo una famosa canzone di un film, mi ricordo che nel tuo album c'erano dei riferimenti a dei film pulp. Sì, esatto, infatti è proprio per questo, prima stavamo parlando che non c'è solo la parte swing, no? Ma c'è anche un tessuto, diciamo, folk western, un po' che si intreccia ogni tanto, no? Perché questa è stata un'altra delle mie grandi interesse, è proprio la parte dello western swing americano, che a me è sempre molto piaciuta, no? Che senti questo ritmo vagamente country, ma non proprio country, proprio western, no? Che può far parte di colonne sonore di film pulp. Beh, un Tarantino per esempio, no? Le usa moltissimo, per citare un contemporaneo. Però se noi andiamo a rivederci tutti i film, no? Da Sergio Leone, eccetera, cioè troviamo questa tessitura molto noir, in un noir un po' più west, no? E infatti una canzone appunto che c'è nell'album è Il mio cuore va e lo perderò, si intitola. E proprio anche questa, la struttura un po' come se ci fosse una sorta di incantesimo, no? Una sorta di Biancaneve addormentata per sempre.
ed è un riferimento proprio alle movie soundtrack dei film pulp, perché a me l'idea di cantare in italiano su queste tessiture un po' pulp mi ispirava moltissimo. Quindi ho scritto questo pezzo proprio che si chiama Il mio cuore va e lo perderò, che è stato il titolo, colgo l'occasione per ricordarlo, che magari qualche ascoltatore va a vedere, per fare un video reportage sulla presentazione dell'album che io ho fatto qui a Brescia alla Latteria Molloy, che è un bellissimo palco dove ospitano tantissime personaggi, e l'abbiamo intitolato Il mio cuore va e lo perderò. Quindi per tutti quelli che vogliono vedere anche il video dove c'è questa canzone, possono andare sulla mia pagina YouTube e vedere queste riprese, questi piccoli ritagli dello spettacolo che è stato fatto. C'era una ballerina che si era, anzi la saluto, Alessandra Canimi, bravissima, che ha fatto una performance di danza aerea, si è appesa dall'alto, insomma, era tutto uno spettacolo a tutto tondo. Quindi è stata davvero un'esperienza molto bella. Abbiamo state curate le scenografie attraverso una scenografa molto brava, che saluto anche lei, Cecilia Paganini. E chi vuole vedere e sentire Il mio cuore va e lo perderò, o lo ascolta dal disco, oppure può andare sulla pagina YouTube e vedere come siamo sul palco e che cosa è accaduto quella sera. E poi sono pezzi che comunque noi continuiamo a portare e portiamo in giro. Ok, io magari direi che poi questo brano, oppure un altro di quelli dalle atmosfere pulp, direi di Certo. ascoltarlo, perché così magari anche chi ci ascolta si può rendere conto, insomma, di quella che è un po' di quelle che sono poi le tue sfaccettature anche Sì, musicali, quindi anni 50 esatto. intensificato. Sì, diciamo. E già, mi hai qualcosa da dire anche riguardo la canzone che abbiamo ascoltato prima, visto che eri intento, assorto nell'ascolto. Oppure taccia per sempre, sembra di essere ai matrimoni o in tribunale. Intanto è interessante. Io, come vedi, questa sera sono, come ti dicevo, stavo in un cantuccio perché mi piace anche, finalmente do spazio e non catalizzo parlando sempre. Però voglio dire, è molto interessante quello che dite. Sì, anche la seconda canzone mi è piaciuta molto. Sì, è vero sulla falsariga della prima, cara Ottavia, però è diversa rispetto alla prima. Oserei dire che ci ho trovato ancora delle cose nuove, anche nella seconda. Per cui ti direi altre due cosette in più, anche nel modo di suonare. Il sound è molto bello, mi è piaciuto, e mi sono piaciuti anche questi cambi, queste cose che io le adoro, proprio mi è piaciuta ancora di più la seconda. La prima perché mi ha spiazzato, no, ovviamente. E quindi devo dire, ed è molto interessante. Io ti faccio una domanda un po' banale, che faccio un po' a tutti, perdonami, Federico ha fatto una domanda profonda e intelligente, arrivo io terra terra. Cioè, quando componi, o quando scrivi, da dove parti? La mia domanda è banale perché è anche un po'. Come si può dire, fatta da chi io come Priscilla, insomma, suoniamo e facciamo anche musica nostra, e quindi oltre che cover, e quindi io, e quindi sai, ognuno di noi non ha, cioè, non c'è in effetti una scuola unica di pensiero, no? Invece tu da dove parti quando scrivi un testo? Scrivere un testo, infatti io parto sempre da un disegno. Infatti questa è Sì. una cosa un po', diciamo, strana, nel senso che io volendo produrre delle storie, no, perché poi queste sono storie, io prima devo essere suggestionata innanzitutto da qualcosa che leggo. Quindi io sono una che legge voracemente, una lettrice mortale, accanita, e leggo tante, mi piacciono moltissimo ovviamente i romanzi, però vado proprio a scavare determinate storie, vado a leggermi storie di personaggi, moltissime mi piacciono, monografie di artisti, di musicisti o di persone anche che non c'entrano con l'arte, ma magari hanno lasciato comunque un segno, e sono molto curiosa. E poi da lì ovviamente la mia testolina si mette in moto e io inizio magari a proprio fare uno sketch proprio di questo, del personaggio che io vado a leggere, perché in qualche modo la storia ha delle sfaccettature più meno denunciate magari in quello che si legge, poi ovviamente uno filtra con la sua immaginazione, no? E inizio proprio Bello.
dal disegno, poi io mentre disegno mi vengono in mente proprio le parole e inizio a scrivere nella mia lingua, poi, perché io per tanti anni ho cantato in inglese, però io amo cantare in italiano, ecco, è una cosa proprio che abbiamo una lingua estremamente bella, anche complessa dal punto di vista ritmico, perché non facilita alcune volte la composizione, però abbiamo delle parole meravigliose. Quindi ecco, io parto comunque dalle storie, dal personaggio, sì, è una cosa, forse sta nella mia deformazione, tra virgolette, di illustratrice, no? Che crea. Quindi credo che alla fine il centro sia comunque quello, il fatto di creare un personaggio, di farlo muovere in un determinato mondo e probabilmente anche nella musica ripercorro gli stessi passi perché poi diventa un linguaggio. Interessante questo, vedi che poi ognuno attinge anche dalla propria, diciamo, artisticità e dote, naturalmente, per cui è forte questa, non mi era ancora capitata di partire da sì, perché ovviamente Sì, assolutamente. è certo, tu ovviamente avendo la vena artistica del disegno, comunque parti giustamente visivamente anche da quello, nella tua testa, nell'idea che hai. Molto interessante. Cosa dici, Priscilla e anche Ottavia? Sì, alle 22:47 minuti primi, non ci andiamo ad ascoltare un altro brano, come desumo. Esatto. Io direi buttiamoci nel pulp, allora. Così Ah, bene. Diamo il titolo per Rosario. vediamo un'altra sfaccettatura dell'album ed è Il mio cuore vai, lo perderò. Ecco, ricordo che c'è il video della serata che è stata fatta e se qualcuno è curioso può andarlo a vedere su YouTube. Il mio cuore va e lo perderò. E caro, tanto Saius sicuramente l'ha caricato, ma guadagno No, qualche sto secondo caricando ancora. il fatto con Sì. Ecco. chiedo scusa, il mio cuore, io ho trovato il mio cuore va su di te, è la seconda parte del titolo, quella che diceva lo perderò. Esatto, lo perderò la seconda parte del titolo. E mi Rosario, prima lo mancava dobbiamo far lì dove ho andare e trovato il poi lo brano. perdiamo. Esatto. E no, ti dicevo, cara Ottavia, giusto per qualche altro secondo, ma sicuramente sai, so che l'ha già caricato. E a parte, se vuoi dirci anche qui, che è sempre interessante sentire Va bene. com'è nata o descriverci la canzone, vogliamo anche ricordare, lo dico per te, che forse non è stato ancora detto o non a sufficienza, i tuoi eventuali contatti, le tue pagine e naturalmente poi se ci sono altri eventi, ce lo dirai tra poco. Assolutamente, assolutamente. Sì. Allora, ovviamente la pagina Facebook Ottavia Brown, andate a scriverlo. Il sito è ovviamente legato alla pagina Facebook è www.ottaviabrown.com e da lì nella sezione illustrazioni potete direttamente accedere al sito internet per la parte delle illustrazioni, dove potete approfondire, ecco, anche tutto il resto, ecco, perché ovviamente l'album è concentrato sulle illustrazioni per l'album, però c'è tutto, ci sono tutti gli altri lavori editoriali dei quali io mi occupo e per avere un po' chiaro, diciamo, il percorso, ecco, che è stato fatto. Noi ci muoviamo, siamo sempre in giro, adesso fino alla primavera siamo sempre in zona, diciamo, da noi. Quindi saremo a Brescia, in Carmentown, e al 23 di marzo, mentre invece al 18 saremo al Sound di Soresina, che è sempre nelle nostre zone. Poi in primavera ci muoviamo anche un po' verso tutta Italia. Ecco, comunque se voi state sulla pagina Facebook venite monitorati su tutti i nostri spostamenti. Molto bene, Soresina che tra l'altro ricordiamo nel mezzo della pianura padana, mi piace dire, perché ha anche un bellissimo teatro, lo dico per la mia esperienza teatrale, attoriale, artistica, e veramente sembra, vabbè, c'è la pubblicità dei formaggi che fanno lì zona, ma sembra veramente di essere nel mezzo della pianura padana a tutti gli effetti, dove tu, esatto, linea, vero, vero Ottavia, linea d'orizzonte a perdita d'occhio proprio. Assolutamente, è un oceano in pianura, In esatto. oceano e pianura, è impressionante, quasi soffocante, no? Per chi non è abituato, ma anche un suo fascino, anche un panorama piatto. Va bene, allora, cosa faremo di questo cuore? Lo scopriremo in questo brano che andremo ad ascoltare adesso. Esatto. Esattamente, esattamente.
Partito. E non ritorna, se l'amore passa e non perdona, il mio cuore va e lo perderò. Se la vita corre e non si ferma, e rieccoci di nuovo qui in diretta sulle web radio frequenze di RadioSize.it con i due compari che state ascoltando appunto alle 22:55 minuti primi, ospite di questa quinta puntata dall'inizio dell'anno, questa settima stagione in cui abbiamo ripreso l'andata in onda di questa storica trasmissione. È con noi Ottavia Bruno. Sì. Ciao Ottavia. Allora, abbiamo ascoltato Dove è andato a finire questo cuore tanto tempestato. Infatti, questo cuore che, come avete potuto vedere nel disco fisico, proprio riportato ed è poi anche diventato un logo che io mi porto dietro, il famoso, insomma, più conosciuto cuore fiammato, no? Il cuore fiammato è un ex voto.
Ah, io sono sempre stata molto affascinata da questa storia degli ex voto, perché fin da piccola, ovviamente, prima quando dicevo le mie origini siciliane, alle quali tengo molto, anche se non si direbbe perché sono slavata e biondiccia, mentre mio padre invece è un moraccione, però comunque le porto nel cuore, insomma, quando andavamo a visitare le più belle città siciliane, ma come anche tutto il sud ha queste chiese barocche, era pieno di questi cuori con le fiamme, no? E il cuore è proprio il classico cuore da ex voto, cioè una grazia ricevuta, no? Non tanto come, come simbolo religioso, ecco, a me ha ispirato, ma come, come proprio mi sembra, come tante dei simboli religiosi che siano anche al di là, siano molto tribali, no? Questo cuore con le fiamme mi ha sempre proprio incuriosito, e io infatti l'ho riportato come piccolo feticcio in questo disco, no? Come nelle migliori fiabe, no? Si va, c'è il cuore nello scrigno, no? Se voi avete presente, no? Biancaneve o comunque tutte queste, queste fiabe dove il cuore è molto protagonista, no? E io l'ho voluto proprio mettere al centro perché è un disco comunque che parla di passioni e paure che risiedono la maggior parte proprio nel cuore. E il fatto che questi cuori siano grazie ricevute per qualcosa che uno ha desiderato e poi si è avverato, lasciando stare, ripeto, il collegamento religioso, ma proprio come, come situazione tribale, l'ho sempre trovato molto, molto poetico, molto interessante. Quindi è diventato un cuore che io ho ridisegnato e ho proprio messo e disegnato sul disco fisico proprio. E poi lo vedete dovunque, perché lo vedete sulla pagina Facebook, lo vedete sul sito, c'ha questa, queste fiammette che poi ricordano dei riccioli. E questa canzone era proprio "Il mio cuore va e lo perderò", era qualcosa che può riassumere nel testo, no? Si sente come qualcosa che finirà, ma chissà se il mio cuore va e lo perderò, no? Cioè se le passioni vanno via e i desideri non rimangono, alla fine cosa rimane, no? Quindi ecco, era un po' una, ed era molto pulp per questo cuorone proprio rosso, no? Che tra l'altro viene riportato nel video di in fondo che trovate sempre su YouTube, cioè abbiamo utilizzato un cuore davvero non vero, non umano, ma uno scarto, un avanzo di macelleria per rievocare un po' questa storia. Questa storia un po' di una Biancaneve un po' più dark, ecco, quindi è stato molto, e quindi molto molto questo ex voto è stato sempre per me qualcosa di affascinante che ho sempre rivisto da mattina. Molto interessante, mi piace perché Ottavia viaggia e va da sé anche con le parole, quindi non c'è bisogno di tenerle di bocca con le tenaglie. E noi le diamo il là e lei già parte, ed è anche un piacere e un gusto ascoltarti, come sempre dico, e quindi anzi appunto starei ancora ore ed ore a ascoltarti, ma purtroppo il tempo tiranno, come disse Saius all'inizio puntata, o dittatore, ti piace questo, questo sinonimo e contrario. Sono le 22:59 minuti, quindi cari amici stiamo andando al termine, volgendo al termine di questa puntata, la quinta dall'inizio dell'anno. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Abbiamo avuto ospite della puntata Ottavia Brown, che come dico sempre ad ogni volta, ad ogni ospite, viene annoverata fra gli amici di Radio Saius, quindi caro Ottavia, quando tu vorrai ritornare, le porte di Saius sono sempre aperte, magari tienici pure in contatto, aggiornaci, se certo. Vuoi far sapere i tuoi prossimi eventi anche in futuro, o venirci a raccontare come sono andate determinate cose, o se avrai naturalmente qualsiasi cosa da promuovere, potrai sempre tornare ricontattandoci, come per tutti c'è spazio, non c'è nessun problema. E quindi ben ritrovata qui tra noi, naturalmente poi i tuoi brani andranno in onda nel palinsesto di Radio Saius, e quindi un ringraziamento a Ottavia per essere stata qui con noi, e passo la parola a Priscilla. Grazie a te Ottavia, Priscilla e Saius, una buonanotte a tutti e ai nostri cari amici, e ci vediamo lunedì prossimo sempre dalle ore 22 su radiosaius.it. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Esatto, come dice Gian, ci vediamo appunto lunedì prossimo, il 13, che è il 13 febbraio. Abbiamo anche questo mese un calendario ricco di eventi e di ospiti, quindi seguiteci come sempre alle ore 20, dalle ore 22 di lunedì. E cara Priscilla, dimmi.
chi sarà l'ospite o gli ospiti della prossima puntata, tra l'altro il 13 febbraio, il giorno prima di San Valentino, quindi cari innamorati preparatevi a rifocillare le casse dei gioielleri, no dai l'ho detta male, ma per i vostri regali, se vogliamo svegliare già gli ospiti, e se no, cara Prisci, li scoprirete allora, lunedì prossimo. Se non erro, che direi che non erro, perché ho qui sotto anche il calendario, si chiama Maggie Balog, o Maggie Balog, lo sapremo quanta, quando la intervisteremo, perché non so come si pronuncia, che anche lei è una cantautrice, ma parliamo di un genere musicale completamente diverso. Andremo su dell'atmosfera un pochino più rock, un pochino più country quasi, quindi anche lì ce ne sarà da sentire delle belle, perché anche questa ragazza è molto brava. Quindi bene, questo mese abbiamo degli ospiti veramente veramente bravi, come anche tutti gli altri mesi. Cioè, adesso è per sminuire. E quindi se anche voi volete venire ospiti qua in trasmissione da noi su I Due Compari più uno o anche Radio Saiuz, scrivete a www.radiosaiuz.it. Di nuovo, ero andato via ma sono tornato a gran richiesta. Una buonanotte a tutti voi, grazie per essere stati al nostro ascolto, ciao a tutti, ciao Saiuz. Bene, io direi, insomma, che presumo che tu hai passato la palla al sottoscritto, volevo chiudere con la trasmissione con l'ultimo brano che mandiamo per questa sera di Ottavia Brown. Assolutamente. Quindi mi piacerebbe conoscere, insomma, se ha, posso sceglierlo io oppure... Sceglilo tu, per me va benissimo. No, perché li ho ascoltati tutti, quindi... No, li ho ascoltati tutti, quindi mi stanno bene, cioè mi sta bene, insomma, la scelta che avete fatto questa sera mi sta molto bene, insomma, con i brani che abbiamo mandato. Esatto, io vi saluterei innanzitutto, voglio ringraziarvi molto, è stata una chiacchierata bellissima, siete gentilissimi e simpaticissimi, davvero, ho passato una serata fantastica. E saluto tutti gli ascoltatori e vorrei lasciarvi questo con un brano che è proprio un inno proprio alla vita, è una canzone che esorcizza tutte le paure e si chiama Non pensare mai alla morte. Ecco miei, guarda, non mi crederai, ma è quella che avevo scelto io, però io l'ho trovata sempre col titolo insomma truncato, esatto. Non pensare mai, ho trovato io, no? Però non sapevo, esatto, che avesse un continuo come quello di prima, però è il titolo che ho scelto io proprio per chiudere il programma. Vedi? Allora si vede, insomma. Benissimo, allora vuoi salutare qualcuno? È Ottavia? Allora, io saluto tutti proprio musicisti che hanno partecipato a questo disco, che sono tantissimi. Non solo appunto la band con la quale mi muovo proprio in questo momento, ma tutti i musicisti, sono davvero davvero tanti, quindi ringrazio tutte le persone che mi stanno supportando in questo momento adesso a Brescia e in giro, dove abbiamo lasciato una traccia, e spero sia sempre una bella produzione di canzoni, sia un viaggio fantastico, ecco, grazie anche a voi dello spazio per stasera. Bene. Allora Gianluca, Priscilla, Ottavia, Ugo, a tutti quanti e a tutti gli amici del condominio di Radio Saiuz, un caloroso saluto con l'ultimo brano della serata di Ottavia Brown, Non pensare mai, Ottavia? Alla morte. Alla morte. Keep talking.